mentre il Parlamento discute sulle modifiche all'articolo 18 al sussidio di disoccupazione di un anno a chi perde il lavoro, gli ex dipendenti Alitalia protestano sotto la sede della Regione Lazio. Ci hanno mandato via, però hanno assunto altre persone stagionali, allora serviva il personale. Nel 2008, quando la vecchia Alitalia è fallita, sono stati licenziati in 7.000 ed hanno ottenuto 7 anni di stipendio a spese dello Stato. Il lavoratore all'Italia è comunque un privilegiato, si prende 4 anni di cassa integrazione e 3 di mobilità. Quando altre piccole aziende chiudono, dalla sera alla mattina gli altri lavoratori sono a casa. Noi non chiedevamo la cassa integrazione, ovviamente. Non ci stava bene il fatto che ci dessero anche il famoso 80%, da cui il nostro privilegio. Chiedevamo di avere il rispetto e avere il lavoro. E questo è quello che ci è stato tolto. All'Italia perdeva 1 milione al giorno. Perde ancora. Perdeva, perché adesso che fa? Guadagna. Perde non ancora. Non è che perché noi non lavoravamo che perdeva. Volevano perderlo per creare questa situazione. Perché l'azienda doveva andare in mano e chi è andata, basta, chiuso. Di chi sia la colpa del fallimento all'Italia sta cercando di capirlo la Procura di Roma, che ha individuato una corposa lista di sprechi. Oggi alcuni economisti stanno spulciando tra le spese della nuova compagnia e non tutto sembra chiaro. Dal 2009 Alitalia CAI non acquista solo aerei dal produttore Airbus, ma li affitta anche da una società irlandese di Carlo Toto. Chi è Toto? È l'ex presidente di Air One, la compagnia che nel 2008, prima di essere fusa in Alitalia, aveva più di 1 miliardo di debiti. L'esposizione del gruppo Toto a fine 2007, quindi prima dell'operazione Alitalia, era di 1.140 milioni rotti. Questo è il dato di bilancio. Nel corso del 2008 questo dato scende da 1.100 milioni a 640, quindi 500 milioni di riduzione. Sicuramente stiamo parlando di un indebitamento importantissimo dell'intero gruppo Toto rispetto alle banche. Carlo Toto non rilascia interviste, ma forse il nipote, capogruppo di Futura Libertà in Commissione Trasporti, può spiegarci come ha fatto lo zio a concludere questo affare. Sono Vittorio Romano, Dire Due dell'Ultima Parola. Buongiorno. Vorrei fare delle domande su Air One. Non ho niente da dire. Ci sono molte cose che non mi sono chiare, no? Ad esempio, in questo momento perché la CAI sta comprando aerei dall'Irlanda, una società di Toto? Però, mi scusi, le ho detto che non ho niente da dire, lei non è molto gentile. Se le ho detto che non ha niente da dire, non ho niente da dire. È stato un costo alla fine per lo Stato o lo Stato ci ha guadagnato l'operazione Italia CAI? Bisognerebbe vedere quella che è stata tutta l'operazione. Ma lei con Sozio non ha mai parlato di questo? L'aggregazione tra la vecchia e l'Italia è quello che allora era Air One. È stato anche funzionale a un semi-salvataggio di Air One, perché Air One di fatto era in situazioni di grande difficoltà finanziaria. I suoi finanziatori chi erano? Principalmente c'era Banca Intesa, poi c'erano altri soggetti, però chi orchestrava le cose dal punto di vista finanziario era Banca Intesa, che di fatto si è posta al centro del progetto della nuova Alitalia, credo anche per tutelare i soldi che aveva dato ad Air One. Corrado Passera è stato l'amministratore delegato di Banca Intesa, che ha traghettato Air One dentro all'Italia. Ha fatto da consulente al governo, ha investito 100 milioni di euro. Ministro, buongiorno. Possiamo fare due domande, le due, l'ultima parola, sul caso Alitalia? Non posso fare due domande su Alitalia? Ministro, mi scusi. Aspetta che se ne andate. Un attimo. Dopo fa la conferenza. Oggi Passera è il ministro dello sviluppo economico e sarebbe il più titolato a spiegare che senso ha avuto salvare l'Italia se tuttora la società ha perso 600 milioni di euro e sta per finire nelle mani di Air France. Ministro, mi scusi, sono Vittorio Romano di Rai 2 dell'Ultima Parola. Le posso fare una breve domanda? Sto facendo un servizio lungo su Alitalia. Io non so di cosa vuol parlare di Alitalia, ma non lo so. Perché dopo 3 anni diciamo Alitalia ha perso quasi 600 milioni. Vorrei sapere se secondo lei c'è bisogno di nuovo capitale, chi può intervenire. Non lo so, cioè parliamo. Non lo sta seguendo. Mi devo documentare, non lo so, ma non è per cattiveria. Non lo sta proprio seguendo. Non lo so, quindi magari parli con Porro, troviamo uno. Così, ma come non lo sa? Cioè nel senso. Non ho niente da dire, è l'azienda che deve parlare, non sono io che devo parlare. Però diciamo l'azienda ha perso capitale anche comunque, nel 2008. Allora, adesso non siamo qui per Alitalia.